Benvenuti in Leggenda's Bug, qui è Francesco Almasio e oggi voglio fare l'unboxing di un nuovo prodotto che ho acquistato su Amazon, in particolare il mouse MX Anywhere 2, come potete vedere. Questo mouse è veramente un portento, infatti con questo mouse è possibile collegare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth. Per coloro che hanno ancora dispositivi vecchi in termini di Bluetooth, Logitech all'interno della confezione mette un ricevitore Bluetooth nuovo da mettere direttamente nel proprio Mac o Windows e in questo modo potrete collegarlo senza problemi. Andiamo subito a fare l'unboxing e in un futuro video a breve vi mostrerò la recensione di questo favoloso dispositivo. Come vedete, aprendo possiamo vedere come collegarlo in modo veloce e poi vediamo già il mouse con il ricevitore che trovate qua a destra. Ecco qua. Andiamo ad aprirlo, quindi lo apriamo. Ovviamente per questioni di registrazione ho dovuto rimontare la scatola perché avevo già fatto l'unboxing per provarlo a vedere se funzionava il tutto. All'interno troviamo un manualetto più che altro per la sicurezza del mouse. Poi sollevando troviamo qua una batteria, quindi se avete bisogno di un'altra batteria potrete metterla. Troveremo il mouse che come vedete ha questa forma qua, con la parte qua davanti per poter collegare un cavo che vi permette di ricaricarlo, questo cavo qua USB e micro USB. Qua in basso abbiamo i tre tasti, infatti se noi lo accendiamo un attimo, come vedete abbiamo la luce per l'uno, poi se noi clicchiamo ancora abbiamo per il secondo. E per il terzo lampeggia più volte perché non è ancora stato impostato. Potremmo anche connetterlo tramite questo tastino qua, ma di per sé io non l'ho utilizzato. E abbiamo 5 tasti programmabili. Abbiamo i due classici tasti qua. La rotellina è di due tipi, quindi abbiamo queste. Poi cliccandoci sopra farà uno scorrimento veloce. Vi mostrerò poi ovviamente nella recensione. Abbiamo due tasti laterali, questi due qua, che ci permettono di andare avanti e indietro o comunque di scegliere delle opzioni che noi potremo scegliere tramite un software dedicato che si chiama Logitech Options. E poi il tastino qua davanti che ci permette ad esempio di mostrare tutte le schermate aperte sia da Windows che da Mac, sono due modalità. E poi abbiamo il LED per indicarci se dobbiamo ricaricare la presa. In ogni caso apparirà anche un avviso tramite l'applicazione installata sul proprio Mac o Windows, quindi molto molto utile. E poi, come vi dicevo, all'interno della confezione troviamo questo ricevitore USB Bluetooth che ci permette di avere il Bluetooth più recente anche su dispositivi che non supportano il Bluetooth o che non hanno all'interno ovviamente il Bluetooth. Nel mio caso il mio è un MacBook Pro del 2009 e non è più supportato. Spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Troverete come sempre tutti i link in descrizione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!